Ciao, ciao ragazzi, io sono Simone e come vedete oggi torno con un nuovo video. Oggi vi porto il tutorial dell'effetto di magia che ho fatto un mese fa. Ringrazio per tutti quelli che hanno messo like sotto l'ultimo video e ora andiamo al tutorial. Allora ragazzi, per fare questo effetto avete bisogno di un mazzo di carte completamente mescolato, quindi lo andate a mescolare, o voi o lo spettatore, e anche tagliato. Dopodiché mi è fatta selezionare una carta, quindi un punto qualunque, ad esempio questa qua. Adesso io la guardo, quindi 10 di fiori, e l'unica cosa che dovete fare è controllarla in prima posizione. Io quello che ho fatto nella performance è prendere in questo caso il 10 di fiori, metterlo, cioè scusate, metterlo in cima. Dopodiché quando avevo fatto vedere la carta, in questo caso il 10 di fiori, quello che ho fatto è semplicemente mettere la carta qua, mettere il mignolo, quindi noi adesso abbiamo il mignolo sopra la carta dello spettatore in questo modo qua. E dopodiché semplicemente ho fatto un doppio taglio, quindi uno, e poi ho preso tutte le carte, diciamo dove c'era il break sotto, e l'ho portato in cima. Ovviamente facendo questo la carta sarà in cima. Dopo semplicemente ho messo, dopo per far finta di mescolare, ho messo la prima carta che sarebbe dello spettatore sul fondo e dopo tutte le altre le ho mescolate sopra in questo modo qua. Se volete potete fare anche così per dargli più l'illusione. Ora che ce l'abbiamo sul fondo, semplicemente potete magari trattenerla a prima e l'ultima per andare a mescolarle ancora di più e dopo se volete potete prendere diciamo un metamazzo e mescolarle sopra, però adesso trattenendo anche trattenendo l'ultima, in modo tale da farla risalire in cima. Dopo che avete fatto questa, semplicemente io, mentre ho detto che schiocco le dita e la vostra carta sale in cima, semplicemente ho preso un break sulle prime due carte, in questo modo qua. Ovviamente la carta sale in cima. Ho preso un break su due carte, dopo che ho detto la vostra carta sale in cima, che in realtà non è questa, e niente, lo spettatore qua dice è sbagliato. In realtà non è vero perché basta dopo che giri le due carte. In realtà la carta è qua. E dopo la storia me la mettete voi. Ad esempio fate così, un gesto magico, che qua la carta si trasforma. Se questo trucco di magia vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi al nostro canale YouTube, attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!